Piogge intense e forti venti e di nuovo allerta in diverse regioni, mareggiate in Liguria, acqua alta a Venezia, forti temporali al sud, un morto in Friuli travolto in auto da un torrente in piena. In Consiglio dei Ministri il decreto sulle intercettazioni e il mille proroghe, ancora tensioni sul tema giustizia, Di Maio avverte chi rema contro il governo fa un danno al paese. Congresso lampo per la Lega che cambia statuto e diventa nazionale. Bossi non è un funerale. Salvini contro i giudici sul caso Gregoretti attaccano la sovranità nazionale. Un padre siriano rapisce la figlia di 11 anni all'uscita da scuola a Milano, forse per portarla di nuovo in Siria come 3 anni fa, ricerche in corso soprattutto negli aeroporti. Sempre più grave l'emergenza incendi in Australia, le fiamme si avvicinano a Sydney, le autorità sconsigliano spostamenti per Natale, polemiche per la posizione del Premier sui cambiamenti climatici. E buongiorno dal TG3, in apertura il maltempo che sta colpendo da nord a sud con piogge, vento e frane. In Friuli c'è un morto, un uomo in provincia di Pordenone la cui auto è stata travolta dall'acqua. Piazza San Marco a Venezia torna a essere sommersa, mentre in Liguria si contano i danni. Allora vediamo una panoramica nel servizio di Claudio Pandolfi.